Post Expo, CIS Lombardia, certificare le competenze e investire sulla ricollocazione. Vendite talcementi, sindacati, subito garanzie sui livelli occupazionali. Un successo, la prima manifestazione dei lavoratori della scuola per il contratto, proseguono le iniziative. Concorso Anteas Acqua Fonte di Vita, premiate ad Expo le scuole vincitrici. Al via nuovi impegni e progetti per i pensionati della CIS Lombardia. Certificare le competenze di tutti i 20.000 lavoratori di Expo ed investire con decisione sulle politiche, a partire da quei 20 milioni di euro promessi nel 2014 da Regione Lombardia, proprio per sostenere l'ingresso e il riorientamento nel mercato del lavoro. È quanto propone la CIS Lombardia nella lettera aperta a Expo 2015, il lavoro ha dato una marcia in più, rivolta a istituzioni, imprese e a tutti gli attori coinvolti nella delicata fase che seguirà la chiusura dell'esposizione universale. Secondo la CIS Lombarda, la fase post-Expo può diventare il primo test di massa per le politiche attive e per rendere davvero europeo e moderno il nostro mercato del lavoro. La CIS Lombardia sollecita dunque Regione Lombardia, titolata a gestire le politiche attive e la formazione professionale, a concretizzare gli impegni presi nel 2014. Parlando di una vendita, della vendita di talcementi, con quello che consegue quando una multinazionale acquisisce una multinazionale. Ovviamente siamo molto molto preoccupati per il nostro posto di lavoro e la cosa ancora più preoccupante è che l'azienda, sia quella vecchia che quella nuova, non ci vuole dare un piano industriale. Lavoratori del gruppo Italcementi, quale futuro? Il grande punto interrogativo disegnato dai dipendenti della sete cittadina di fronte al Palazzo Comune di Bergamo è una disperata richiesta di risposte sul piano industriale e occupazionale. Un appello alla politica, alla famiglia Pesenti e alla cittadinanza, chiamata a stringersi attorno ad una vicenda che la riguarda da vicino, perché se i quasi 1.000 dipendenti della provincia di Bergamo temono seriamente per il proprio posto di lavoro, perdere per sempre una realtà industriale che è sempre stata un punto di riferimento impoverirebbe tutto il territorio. Al flash mob organizzato dalle segreterie provinciali di Fillea, Filca e Fenel hanno partecipato circa 200 lavoratori della sede di Bergamo, la stessa che in seguito alla vendita ai tedeschi di Heidelberg Cement potrebbe perdere tutto il proprio potere decisionale. Un timore reale perché hanno ricordato i dipendenti. È chiaro che questa appartenenza al territorio non può essere quella che ha un imprenditore tedesco che viene e ci acquista. I lavoratori coinvolti attendono dalla politica, dall'istituzione, segnali chiari sul loro futuro, sul destino di Italcementi. Riteniamo che Italcementi non possa abbandonare a 6 lavoratori come purtroppo sta succedendo, metteremo in atto ulteriori iniziative più forti con la proclamazione di uno sciopero. Auspichiamo che con queste iniziative di protesta si muova qualcosa e pertanto arrivino anche disponibilità e segnali chiari da parte di Italcementi e di Heidelberg su quale sarà il futuro di questa realtà. È proseguita in questi mesi la mobilitazione dei lavoratori della scuola, dei rappresentanti e dei dirigenti sindacali di categoria, che sabato scorso hanno manifestato a Milano in piazza Santo Stefano per sostenere importanti obiettivi come il rinnovo del contratto. Il 24 di ottobre abbiamo incominciato a dire che cosa ne pensiamo sulla legge di stabilità e quindi il rinnovo del contratto, una cosa urgente dopo un blocco di 7 anni. E ancora le cose che non vanno della legge sulla buona scuola. In questo modo, in piazza Milano, come in tutte le altre piazze d'Italia, la scuola ha manifestato su 2 obiettivi immediati: il rinnovo del contratto e cambiare quelle disposizioni di legge che stanno facendo del male, che stanno aumentando i problemi nella scuola anziché risolverli. I sindacati chiedono di dare più valore al lavoro mettendo al centro le diverse professionalità e dando più spazio alla contrattazione e alla collegialità. Le risorse che la legge di stabilità mette per il rinnovo del contratto nel pubblico impiego sono pari a 300 milioni di euro. Vuol dire per la scuola
7 euro lordi di aumento medio pro capite. Direi che questa cifra, più che una provocazione, è una vera e propria offesa al mondo della scuola e ai suoi lavoratori, quei lavoratori che ogni giorno, nonostante le difficoltà delle nuove recenti norme che per esempio non consentono la sostituzione al primo giorno di malattia del personale docente o per sostituire un bidello questo deve essere assente per almeno 7 giorni, dicevo, sono quei lavoratori che stanno mandando avanti, nonostante tutto e attraverso tutte le difficoltà, un servizio importante per il nostro paese, la scuola appunto. Sulle assunzioni previste dal governo Renzi, la CISL Scuola Lombardia riconosce l'importanza di alcuni investimenti, ma mette anche in luce le problematicità e le contraddizioni. Non possiamo dire che non ci sono state assunzioni, non sono così tante come si dice, governi precedenti ne hanno fatte molto di più nello stesso periodo di tempo dato. In più questa legge ha eseguito assunzioni però con regole nuove, quindi una mobilità coatta del personale precario in altre regioni d'Italia che è stato invitato, costretto a scegliere il posto in Lombardia con tutte le difficoltà del caso. Ne aspettiamo ancora 7.000 e oltre docenti su posti normali e 1.000 e oltre 1.000 sul posto di sostegno, ma queste assunzioni arriveranno nel mese di dicembre, l'anno scolastico iniziato, e quindi con una riprogettazione continua dell'offerta. All'Istituto Comprensivo Covo di Fontanella in provincia di Bergamo e al Comprensivo Leva, sedi di Travedona, Monate, Varano Borghi, Biandronno in provincia di Varese, va il primo premio ex aequo del concorso Acqua Fonte di Vita, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, promosso da Anteas regionale, sostenuta da FNP, CISL Scuola e CISL Lombardia. I due istituti si aggiudicano una lavagna multimediale, un computer portatile e un proiettore. Su quanto viva abbiamo iniziato di la scuola a fare un giro del paese, anche due, per cercare tutti i vari fontanieri di Fontanella, e poi quando iniziava la scuola, come ho detto prima, ci siamo incontrati a casa di Matteo Calcini e abbiamo fatto una ricerca, abbiamo messo tutte le foto insieme e scritto qualcosa al computer. Noi dalle terze abbiamo lavorato soprattutto fuori dalla scuola, ci siamo incontrati alla biblioteca del nostro paese e abbiamo girato Fontanella per cercare i ponti dove c'era l'acqua, cioè la nostra fonte di vita, e ci siamo, oltre che aver fatto questo progetto molto interessante, ci siamo anche divertiti. E quella è la cosa. I premi sono stati consegnati a Cascina Triuzza nel corso della mattinata evento organizzata da Anteas, FNP e CISL della Lombardia per i ragazzi delle 23 scuole che hanno partecipato alla competizione. I loro lavori, filmati sul tema della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche, sono stati al centro dell'iniziativa. Abbiamo avuto un'adesione più che ottima e il lavoro dei ragazzi è stato fantastico. Hanno centrato pienamente l'obiettivo, hanno fatto dei lavori che vedendoli tutti quanti completamente ti lasciano stupito dalla capacità di ricerca, di comunicazione, dalla varietà delle idee, perché non ce n'è uno uguale all'altro. Il concorso promosso da Anteas Lombardia ha coinvolto oltre 600 studenti ed era rivolto alle classi prima, seconda e terza di scuola secondaria statale o paritaria di primo grado, per sensibilizzare le giovani generazioni al valore dell'acqua attraverso elaborati sul tema della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche. Sono contento, spero, auspico che insieme alla FNP, la CISL e l'Anteas si possano anche in futuro, al di là di esporre, proporre altre iniziative di questo tipo, perché penso che ci sia proprio l'esigenza, voglio dire, di tenere insieme le varie sensibilità che ci sono nelle nostre terre, nelle nostre località, nelle nostre città, nei nostri paesi, e anche ognuno per il proprio pezzo poter contribuire a ricostruire o costruire un mondo migliore. Un mondo che noi vi affidiamo non del tutto sano, non del tutto tranquillo. Quindi il testimone che passerà a voi è un testimone che
ha bisogno di consapevolezza e ha bisogno anche di sensibilità. E oggi voi con questi lavori, con la vostra partecipazione, avete dimostrato che questo è possibile e noi l'abbiamo anche indovinato. Circa 300 delegati si sono riuniti in occasione dell'assemblea programmatica organizzativa dell'FNP Lombardia, che si è svolta nei giorni scorsi all'auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, chiudendo la maratona di 8 assemblee nei territori. Gli obiettivi per il futuro sono ritagliarsi uno spazio maggiore come pensionati, come popolazione anziana all'interno del sindacato, perché noi siamo una realtà del sindacato oggi molto vivace e molto interessata a suggerire, spingere, perché il sindacato si rinnovi. Noi abbiamo in mente un sindacato antico che si basava però su delle parole d'ordine, su dei valori che sono tuttora validi, che erano l'associazione, la partecipazione, l'equità, cose che ultimamente si sono un po' perse per strada. Dobbiamo recuperare lo spirito antico, ricominciare dalla base, ricominciare col coinvolgimento delle persone e cercare di spingere avanti per ulteriori conquiste, ma soprattutto ritrovando anche un feeling e un'unità con le altre organizzazioni. Durante l'assemblea è stata sottolineata l'esigenza di rilanciare il presidio dell'FNP sul territorio attraverso la costituzione delle rappresentanze locali sindacali, dotate di più flessibilità normativa e gestionale rispetto alle leghe. Quanto al rapporto con Regione Lombardia, il segretario generale ha ricordato i buoni risultati degli ultimi 2 anni, fino all'intesa sul riordino del sistema sociosanitario del 26 settembre 2014 e ha affrontato le questioni ancora da risolvere.